Buongiorno, ben ritrovati su Telecosta Smeralda, la nostra informazione. Oggi nel magazine in primo piano ha la continuità territoriale perché forse si intravede la luce e anche una soluzione entro aprile. La visione di un modello si auspica definitivo, quello delle Baleari, ovvero la contribuzione diretta al passeggero, e non solo. C'è la volontà, già a partire dal mese di aprile, di un disegno di legge che regolamenti diversi strumenti che comprendono le linee di servizio pubblico, tradotto aiuti di rete alle compagnie. C'è poi il nodo tariffe con il valore aggiunto in senso negativo dell'IVA. Insomma, il capitolo continuità continua a rimanere al centro del dibattito politico e sociale. Capitolo continuità territoriale, c'è la possibilità di un modello, la visione di un modello e anche degli sconti, visto le ultime notizie. A Roma si è segnato un punto importante per quanto riguarda il confronto tecnico con l'ENAC e quello scientifico con l'Università di Sassari. In tempi brevissimi metteremo giù una proposta con la quale ci confronteremo con tutti, anche con coloro che hanno confuso il controcanto con la critica. Venerdì scorso si è segnato un punto importante nel confronto tecnico avviato con ENAC e nel confronto scientifico avviato con gli esperti della università. In tempi rapidissimi metteremo giù una prima proposta concreta che porteremo al confronto con tutti. Intanto l'ENAC sta valutando la possibilità di rivedere le coordinate ministeriali anche sulla base della novità introdotta dalla modifica costituzionale per il riconoscimento dell'insularità. Ora, a parte tutto, c'è solo da aspettare la fine del mese, auspicando che prima di Pasqua qualcosa di definitivo accada. Oggi è il gran giorno dell'Einstein Telescope, la ministra dell'Università della Ricerca Bernini è a Cagliari, allora capiremo quali sono le reali intenzioni del governo riguardo l'avvio di questo grande progetto. Il governo a guida Meloni sostiene con forza il progetto dell'Ains Telescope, che dovrebbe sorgere nelle miniere dismesse di Sosenatos a Lula, un sostegno che verrà ribadito anche oggi attraverso la ministra per la ricerca e l'università Anna Maria Bernini in Sardegna per un doppio appuntamento, l'inaugurazione dell'anno accademico nell'aula magna di ingegneria e architettura dell'Ateneo di Cagliari e nel pomeriggio a Lula per un sopralluogo nel sito deputato al progetto internazionale per la costruzione di un rilevatore di onde gravitazionali, un interferometro unico in Europa. Il sito di Lula è uno dei luoghi in Europa deputati al suo posizionamento, poiché è silenzioso e posto in un sito a basso rischio di incidenti e di eventi climatici avversi. Come è noto, la Sardegna non è terra sismica. L'intero territorio è inoltre avvolto dal silenzio in una campagna praticata da contadini e allevatori. Per poter realizzare questo progetto, la regione Sardegna deve contribuire con una quota capitale. Gli altri fondi sono messi a disposizione dallo Stato e dall'Europa. La ricaduta economica ed immagine per l'isola sarebbe notevole, circa 6 miliardi di euro gli investimenti previsti. Un'occasione che, ha detto il presidente della regione Christian Solinas, rappresenta una tappa importante nel percorso di avvicinamento della Sardegna e dell'Italia all'obiettivo. Con l'auspicato via libera alla realizzazione del potente rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione in terra sarda, la Sardegna e Lula verranno proiettate all'attenzione del mondo, ha aggiunto. Abbiamo davanti una possibilità unica e irripetibile per dare alla nostra isola l'opportunità concreta di un traguardo di immenso prestigio che porta con sé importanti ricadute economiche, l'emblema di una Sardegna luogo ideale per l'alta tecnologia e la ricerca scientifica. Non devono sfuggire le opportunità di crescita legate all'IT, con ricadute in ogni settore economico e in differenti ambiti professionali, sia nella fase di costruzione dell'infrastruttura e sia con l'entrata a regime dell'osservatorio, con oltre 35.000 nuovi posti di lavoro. Tra l'altro abbiamo mobilitato la comunità scientifica italiana attraverso il premio Nobel, il professor Giorgio Parisi, che si è fatto capofila e presidente del comitato tecnico scientifico. Abbiamo mobilitato la comunità internazionale attraverso l'ambasciatore Setti, direi che in 3 mesi abbiamo fatto un discreto lavoro, quindi andiamo avanti, veloci, perché ci crediamo moltissimo, crediamo che Lula sia destinata a essere un posto importante, crediamo che mettere un telescopio, il primo sotterraneo, che capta in maniera innovativa e sensibilissima onde gravitazionali che possono fare andare avanti la ricerca della materia e dell'energia oscura e dello spazio profondo di 1000 anni, e non sto esagerando, 1000 anni rispetto a quello che riusciamo a captare adesso, sia importante per la Sardegna e per l'Italia.
E c'è un altro grande progetto che riguarda però Olbia, il collegamento ferroviario tra la città e l'aeroporto. Vediamo. Prende forma il progetto del collegamento ferroviario tra Olbia e l'aeroporto Costa Smeralda. La rete ferroviaria italiana ha iniziato un processo per prendere possesso delle aree necessarie per la costruzione della nuova tratta. La procedura prevede la pubblicazione entro 30 giorni, con la possibilità per i proprietari degli immobili interessati dall'opera di fare delle osservazioni entro lo stesso periodo di tempo. L'elaborato prevede la realizzazione di una tratta ferroviaria di circa 3,4 km a semplice binario e non elettrificata, ma con le caratteristiche tecniche necessarie per una nuova futura elettrificazione. Il tracciato prevede uno sviluppo in rilievo, una galleria di circa 450 metri sotto la statale 729 Olbia-Sassari e un viadotto in direzione aeroporto. La stazione prevista al Costa Smeralda avrà due binari di servizio in viadotto, marciapiedi di banchina coperti da pensiline e si estenderà per circa 200 metri. I fondi per la costruzione del nuovo collegamento ammontano a 170 milioni, sono già in cassa al PNRR. La data di completamento prevista è il 2026, come concordato nell'accordo tra RFI e Regione Sardegna. Il nuovo collegamento intercetterà l'ospedale Giovanni Paolo II e costeggerà in gran parte la strada esistente per ridurre l'impatto sul territorio. Adesso parliamo di turismo culturale e religioso. Nasce ufficialmente il Cammino di Santo Iaco. Sulla scia di tanti percorsi e destinazioni di pellegrinaggio che ogni anno richiamano migliaia di fedeli, vedi Santiago di Compostela, anche la Sardegna punta a diventare un itinerario turistico religioso nella sua interezza, dal nord al sud dell'isola, offrendosi come terra di cammini nel nome di santi e beati della tradizione locale. Un comune senso di appartenenza che unisce oltre 50 centri nel nome di Santo Iacu, il cui culto è praticato e diffuso in gran parte della nostra regione. San Giacomo Apostolo, detto anche il maggiore, infatti patrono di 8 comuni con 17 chiese sparse in tutte le diocesi sarde. 53 comuni che dopo 15 anni di lavoro, che tutto nacque nel 2007, si è arrivata a una sintesi importante grazie all'assessorato al turismo che ha riconosciuto questo percorso. 50 comuni da Cagliari a Porto Torres, passando per Perdacio e Rosei, che danno vita a un cammino unico. Questo è un sogno e noi vogliamo sognare. L'inestimabile patrimonio custodito grazie all'attività della Chiesa, dei devoti e delle comunità locali rappresenta, sempre preservando nella valenza spirituale, uno strumento capace di creare sviluppo, soprattutto nelle aree interne, trasformando i sardi in un popolo di camminatori e la Sardegna in un'isola di cammini tutto l'anno. Sardegna, isola del cammino lento e spirituale, ma più che mai stiamo puntando sul turismo religioso. Oggi questo protocollo vede 52 comuni, 52 sindaci, è un evento storico perché premia questo lavoro svolto per questa offerta turistica sul cammino spirituale. È una forte offerta turistica che mancava, c'è una richiesta dei cammini lenti, adesso siamo anche a Milano a fine settimana a fare la cosa giusta, a promuovere i cammini religiosi. Questo è il settimo cammino religioso che stiamo formando, sono 300 comuni coinvolti tutta Sardegna, ci stiamo preparando a raccontare 3200 km di percorso lento, spirituale, con l'accordo storico con la Conferenza Episcopale Sarda, quindi siamo a buon punto, sono contento, stiamo creando le fondazioni in modo tale da far sì che possano avere dei fondi e dei soldi per strutturare i cammini, la segnaletica turistica, cartonistica e altro, insomma siamo a buon punto, molta soddisfazione e soprattutto una presa di coscienza e di conoscenza che questo progetto vede valorizzare l'interno della Sardegna e soprattutto lo facciamo con i sindaci che valorizzano il proprio territorio, questa è la bontà di questo progetto. I comuni che hanno come patrono San Giacomo, ma anche i centri attraversati dall'itinerario, diventano così luoghi di pellegrinaggio e attrattori turistici, con le comunità locali custodi della cultura connessa al culto di Santo Iacu, ma anche della propria terra. Anche Isil è interessato a questo progetto. Siamo interessati anche perché abbiamo puntato molto sul turismo lento, sulla destagionalizzazione, sull'attrazione dei flussi turistici per rendere note, far vedere le nostre bellezze, sia naturalistiche che storiche, che enogastronomiche, le nostre tradizioni. E a proposito di bellezze e di turismo, nel fine settimana ritornano le giornate FAI di primavera.
Sono 31 le primavere del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, che quest'anno prenderà forma e vita sabato 25 e domenica 26. Come sempre, anche per questa edizione saranno tante le novità sparse tra il nord e sud dell'isola. Il FAI tornerà a coinvolgere i cittadini nella scoperta delle bellezze che li circondano grazie all'apertura di 9 luoghi in tutta la regione, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale, grazie al supporto infaticabile dei volontari delle delegazioni e gruppi FAI dell'isola. Avremo le nostre giornate FAI di primavera, è la 31esima edizione e abbiamo 7 siti che apriremo e anche i nostri beni, naturalmente le saline Conti Vecchi e le batterie a talmone. Quest'anno il focus è sui luoghi di cura, i luoghi dedicati ai luoghi della memoria e anche all'energia. Allora, luoghi dedicati alla cura, il posto splendido in cui ci troviamo è Laura Maglia Rai dell'istituto, vicino all'Istituto dei Ciechi, che è la nostra apertura della delegazione di Cagliari. E sempre i luoghi di cura sono l'ospedale San Francesco, il vecchio ospedale San Francesco di Nuoro, a cura della delegazione di Nuoro. E poi avremo come luoghi della memoria e anche un po' del dolore l'apertura, riapertura dell'ex carcere San Sebastiano di Sassari e poi l'apertura nuova dell'ex carcere La Rotonda di Tempio Pausania. E queste sono aperture della delegazione FAI di Sassari e del gruppo di Olbia Tempio. E poi avremo, sempre per quanto riguarda sempre la parte sassarese, quindi il nord della Sardegna, abbiamo anche l'apertura della stazione Terna di Codrongianos. È una stazione di accumulo e di trasmissione dell'energia, è la prima volta che viene aperta al pubblico, essendo un luogo attenzionato e sensibile. E altro luogo dell'energia quest'anno sarà la diga Eleonora d'Arborea, che si trova a Busachi, è una diga importantissima sul fiume Tirso, che ha dato origine al lago Omodeo, e anche questa è la prima volta che viene aperta al pubblico, data la particolarità del luogo. E poi abbiamo un sito archeologico aperto dal gruppo dell'Ogliastra. E questo luogo archeologico era la sede di una officina metallurgica ed sarà aperto il 25 e il 26. E io mi auguro che tutti possiate partecipare, mi piacerebbe molto. Potete andare sul sito del FAI per capire l'organizzazione. Alcuni ingressi sono con la prenotazione, in particolare la stazione Terna di Codrongianos e anche la diga, per ovvi motivi, ma anche i beni FAI, meglio prenotare, quindi le saline Conti Vecchi e anche le batterie talmone. Il FAI è una fondazione senza scopo di lucro che, grazie al contributo di privati cittadini, aziende e istituzioni, opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio di storia, arte e natura italiana. Quest'anno tra le novità da segnalare quella dell'apertura dell'Istituto dei Ciechi, che da un anno circa ha ripreso le attività. Una lodevole iniziativa sociale resa speciale grazie all'inclusione degli stessi ospiti dell'istituzione, che spiegheranno nel dettaglio la storica struttura. Innanzitutto noi siamo molto felici che il FAI abbia scelto proprio l'Istituto dei Ciechi per l'apertura appunto di questo istituto durante le giornate di primavera del FAI. Siamo molto contenti perché questa apertura per noi ha una valenza oltre che culturale anche sociale. Per chi volesse conoscere più da vicino questa bellissima realtà, l'invito è quello di visitare il sito istituzionale www.fondoambiente.it e quello delle giornate del FAI, www.giornatefai.it. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi auguro buon pomeriggio, arrivederci.